noi ripartiremo con grande serenità e offrendo una sanità di eccellenza. L'ospedale di Agropoli è pronto a riaprire i battenti, lo ha confermato il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo presso la struttura sanitaria. Accompagnato dal direttore generale dell'ASL di Salerno, Mario Iervolino, e dal direttore sanitario dell'ospedale Vallo Agropoli, Adriano De Vita. Credo che possiamo essere davvero orgogliosi di quello che ha fatto la Campania e che non ha fatto nessuna regione in Italia. Dunque, oggi camminiamo a testa alta. Voi vedete qui un reparto di terapia intensiva che non c'era. Sono 8 posti di terapia intensiva, altri posti che abbiamo visto di terapia subintensiva. Grazie a Dio non c'è stato bisogno di utilizzarli, anche se qualcuno è dispiaciuto perché vorrebbe portare i malati qui per occuparli. Noi invece siamo contenti che non abbiamo avuto necessità, ma eravamo pronti a garantire la serenità di vita alle nostre famiglie e siamo pronti comunque. Questo è stato un altro miracolo di efficienza, di concretezza amministrativa e dunque riconfermiamo che a giugno apre l'ospedale in maniera seria nell'ambito di una programmazione ospedaliera che riguarda tutto il territorio. Veramente possiamo essere soddisfatti del lavoro fatto. Abbiamo dato un'immagine di una regione civile e seria. 3 anni fa, ribadito De Luca, l'ospedale era stato chiuso con le catene. Noi le abbiamo tolte. Nel mese di giugno riaprirà il pronto soccorso. Avremo laboratori per le infezioni, cardiologia, sali operatori e possibilità di interventi in day surgery. In queste zone c'è l'esigenza di dare un ospedale. Vi abbiamo detto che lo avremmo fatto e lo faremo. Infine il governatore ha precisato che si stanno completando le procedure per il personale medico. Una volta concluse, l'ospedale riaprirà i battenti. Voi ricordate che questo ospedale era destinato alla chiusura, anzi era stato chiuso con le catene e il catenaccio. Va bene, lo abbiamo riaperto, allora c'era ancora Franco, abbiamo fatto i lavori. Oggi presentiamo una bellissima struttura ospedaliera. Ripeto, l'ho detto prima, dobbiamo puntare a fare anche altro, la medicina sul territorio. Non possiamo concentrarci solo sugli ospedali, dobbiamo avere i distretti che funzionano, le unità operative che vanno a lavorare nelle famiglie, vanno ad assistere a casa i pazienti, cioè dobbiamo recuperare i ritardi storici che abbiamo avuto in Campania rispetto ad altre regioni d'Italia. E siamo pienamente impegnati in questa attività di riorganizzazione, ma già oggi possiamo dire che siamo ai vertici in Italia per l'organizzazione sanitaria. Il decreto rilancio del governo stanzia, credo, 3 miliardi e 100 per la sanità. Noi abbiamo presentato un emendamento per chiedere che sia utilizzata questa risorsa per riequilibrare il finanziamento sanitario per la Regione Campania. Vedremo chi voterà in Parlamento questa proposta. Cioè noi dobbiamo recuperare 300 milioni di euro l'anno. Abbiamo detto al governo, visto che queste sono risorse aggiuntive, approfittiamone per recuperare non tutti i 300 milioni, ma cominciamo a recuperare 100 milioni di euro in più per la Regione Campania. Cosa doverosa, perché noi stiamo subendo un furto da 10 anni di 300 milioni di euro l'anno. Vedremo quello che decideranno le forze politiche. Ma bisognerà combattere, perché quando si tratta di risorse non mollano niente, anche le altre regioni. E qui ci sono blocchi di interesse trasversali, al di là della politica centro-destra, di quando si tratta di soldi. Ci sono blocchi di potere del centro-nord che fanno quello che vogliono. E questo non è più tollerabile. Quindi apriremo una battaglia di civiltà perché tutti i cittadini italiani abbiano le stesse risorse sanitarie, diversamente da quello che è oggi. Questo è tutto.